Bentornati su Noma Mammazzo, in questo mondo post-entropia dove non c'è più il wabalabadabdab, mi dispiace. E bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica Bugs Comics. Ormai Bugs Comics sta quasi monopolizzando il mio canale, perché non solo si parla di Samuel Sterna, non solo si parla di Kalia, che recupererò settimana prossima, ma, signore e signori, diamo anche il benvenuto a Singularity, dal primo numero, dal titolo Tentacoli, in cui ci mostrano in modo più approfondito finalmente l'agenzia che ha fatto capolino dal numero 7 di Samuel Stern e ci ha intrigato tutti. È inutile star qui a girarci intorno, questa agenzia si è rivelata subito interessantissima in tutte le pochissime volte che ha fatto capolino dentro la testata madre. Quindi finalmente, ragazzi, si può parlare di un vero e proprio spin-off di Samuel Stern, e io che sono cresciuto con uno spin-off che mi ha davvero dato tanto, mi riferisco a Angel rispetto alla serie madre Buffy, sono davvero felice di aver letto questo numero che, ragazzi, ci è andato davvero giù pesante. Gianmarco Fumasoli alla guida di questo soggetto, di questa sceneggiatura. Non so se Gianmarco Fumasoli sarà l'unico che si occuperà di Singularity in futuro, sempre in futuro come standard, come prassi, oppure sarà anche lì coadiuvato dagli altri due membri della Trinità o da altri autori. Questo non lo so ancora. I disegni sono di Salvatore Cuffari o Cuffari, scrivetemi dove cade l'accento. La copertina è di Federico Mele. Il design e il logo sono sempre del grandissimo Paolo Altibrandi. Il lettering è di Leonardo Cantone e il frontespizio è ancora di Antonio Milnerich. Dicevo, in questo numero, nel primo numero, Gianmarco ha proprio preso una pagaia e ce l'ha data forte, 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 forte nel cuore. Cuore, ragazzi, non fate spiritosi. Perché prendere un personaggio che era anche un po' la linea comica delle poche volte che si è visto in Samuel Stern, un personaggio dell'agenzia ovviamente mi sto riferendo, e dargli un background e dargli un origin story così profonda, così tosta, porca miseria, ragazzi, mi avete strappato il cuore, l'avete fatto a brandelli, neanche avessi preso un fungo come descritto in questo numero. Davvero, davvero spettacolare. Ci avete... Io parlo al plurale riferendomi alla Bugs, ma mi riferisco anche a Gianmarco. Mi hai depistato fin dall'inizio. Avevo un sospetto, ma era molto flebile. È stato proprio un minuzioso lavoro di depistaggio per poi darci una botta finale su quello che è stato poi il protagonista che abbiamo imparato ad amare fin dall'inizio, il protagonista che abbiamo reimparato ad amare, che abbiamo reimparato a conoscere da un'altra strada, per poi farci mostrarci che era una persona che avevamo già visto, con un bagaglio tutto nuovo che non conoscevamo. Non so se mi sono espresso chiaramente, ma più di così non posso dire senza fare spoiler, tant'è che adesso faccio spoiler, quindi siete avvisati, farò spoiler, ragazzi, perché non si può non parlare di questo numero senza fare spoiler, a parte dire quello che ho già detto, ovvero che davvero ci avete colpito al cuore tantissimo. Posso però, prima di andare nello spoiler pesante, alzare anche il calice per tutto ciò che è il disegno, tutto ciò che è il disegnatore e tutte le citazioni che ci sono appunto a questo mondo enorme che è la fantascienza, che non per forza ha a che fare con l'occulto, ma è semplicemente fantascienza in senso lato, senza diventare fantasy, senza diventare per forza horror, o comunque è un horror che viene sempre motivato dalla fantascienza. Come dice Gillian stesso, all'interno di questo numero, questa agenzia Singularity non si occupa di alieni, tanto subito per mettere le mani avanti, non si occupano di alieni, quindi non è uno scimmiottamento del bureau
degli X-Files, della branca dell'FBI che ci mostravano le avventure di X-Files, però è una sorta di Shield dell'occulto che è nato come branca distaccata dall'FBI, ma si occupa appunto di questi casi risolti che comunque ci sono stati anche in X-Files, e ci sono un sacco di citazioni, tanto per cominciare, secondo me, mi sbaglierò, la prima tavola che mostra questo edificio enorme, a me ha ricordato molto l'edificio in cui abitava Dana Barrett nei Ghostbusters. C'è anche un altro riferimento molto molto più evidente a Ghostbusters, che è uno degli uomini in nero. Prometto che non li chiamerò mai più Men in Black o uomini in nero, se non volete essere confusi ditemelo qua sotto nei commenti, ma tra i vari uomini in nero dell'agenzia c'è un evidente richiamo a Egon Spengler, al compianto Harold Ramis, che ha ancora l'aspetto del giovane Egon Spengler, con tanto di rilevatore, il PKE, il rilevatore dei fantasmi, PKE, Psychokinetic Energy. Lo vediamo da subito, fin da subito in questa tavola, e poi lo vediamo anche più chiaramente in quest'altra, lo vediamo anche parlare, che è un chiaro riferimento all'Egon Spengler, il giovane Egon Spengler di Harold Ramis, ma soprattutto il nostro agente Toomes, soprattutto nei primi piani, è chiaramente un omaggio al Fox Mulder di David Duchovny. Non so come mai capito come si pronuncia correttamente. Quindi già tutti questi omaggi alle serie cult di fantascienza, di occulto, di fantasmi, nonché il fatto stesso che molti agenti, c'è anche un agente che per ragioni sue personali, oltre a indossare un completo nero, indossa anche sempre gli occhiali neri. Quindi c'è anche un omaggio ai Men in Black in senso stretto. Persino lo scienziato che gli aiuta mi ha ricordato innanzitutto un po' anche lo scienziato di James Bond, a cui queste agenzie vanno a chiedere aiuto, però anche dal punto di vista fisico mi ricorda qualcuno, ma non riesco ad aggrapparmi. Aiutatemi voi se trovate altre citazioni oltre a quelle che vi sto dicendo. Torniamo appunto a parlare della storia, delle origin story dell'agenzia stessa e della storia che coinvolge di più i protagonisti in senso stretto e che ci ha coinvolto più emotivamente di Singularity. Quindi se non volete spoiler, skippate questo video, ci vediamo un'altra volta, poi tornate ovviamente a vederlo. Allora, Singularity ovviamente è un egregissimo numero di 160 pagine che riesce a narrarci in modo spettacolare sia le origini dell'agenzia stessa, quindi ci mostra... ho colto un'altra citazione, c'è la spada di Man qui dentro, non l'avevo vista, scusate, qua c'è la spada di Man. Comunque, stavo dicendo, ci narra le origini dell'agenzia fin dai primi albori, che è nata un pochino come l'agenzia dei Men in Black, quindi un po' per caso, con un pischello che poi è diventato il capo, comunque una figura molto importante, in questo caso il capo di Singularity, e un agente dell'FBI che gli è stato affidato, che è diventato il nostro main character, il nostro uomo col pugno di ferro, che è appunto Gillian. Scopriamo anche che Gillian, anche lui, ha i capelli bianchi, grigi, perché in un flashback aveva i capelli castani. Io pensavo fosse biondo Gillian, invece pare abbia proprio i capelli ingrigiti dal tempo, perché in un flashback appunto aveva i capelli scuri. Scopriamo appunto che Malcolm era un ragazzino dell'FBI, un diciottenne che è diventato poi il leader di Singularity, che l'agente dell'FBI che gli è stato affidato appunto è Gillian stesso, che è stato lui a coniare il nome Singularity, e che pare ci sia appunto un cambiamento in atto. È proprio dal cambiamento che nasce la storia, e il cambiamento è il pensionamento di Malcolm stesso e la successione dietro la scrivania di Gillian. Prima di questo cambiamento però vediamo l'ultima missione di Gillian, che vuole anche che qualcuno lo succeda
diciamo come operativo, perché ci sarebbe un posto vacante, e appunto pensa proprio di far salire di grado questo Tooms, che si scoprirà essere ignaro di tutto. Quindi si scopre che anche a livello interno stesso dell'agenzia ci sono diverse fasi, diversi livelli di classificazione delle informazioni, tant'è che questo Tooms convive con una ragazza, Morgan, che è molto a cui Gillian è molto molto legato. Secondo me è il padre, anche se non viene specificato in nessuna tavola. C'è un rapporto molto paterno da parte di Gillian verso Morgan, e questa Morgan è già un agente operativo senza che Tooms lo sappia, senza che il suo compagno lo sappia. Questo per darvi un'idea di quanto è segreta Singularity. E è molto interessante questa dinamica in cui Tooms si ritrova a scoprire di essere un pischello, una recluta rispetto alla sua fidanzata. E per come ci sono stati presentati i personaggi, onestamente io mi sono affezionato molto di più alla fidanzata Morgan rispetto a Tooms, perché ho subito percepito che questo sarebbe stato il nuovo personaggio nato dallo spin-off, cioè un personaggio che magari non abbiamo visto nella serie madre, nella serie Samuel Stern. E Tooms pensavo che fosse il classico pischello, magari un po' fastidiosetto, che ci saremmo levati di mezzo in 448, o che sarebbe rimasta la linea comica, appunto, se i miei sospetti sarebbero stati fondati, ovvero che Tooms, siamo nella parte spoiler, si sarebbe rivelato Starfish. Ma tuttora io ero convinto che il fumetto fosse ambientato al tempo presente, e quindi pensavo che Starfish non fosse da qualche altra parte, che questi fossero due nuovi pischelli introdotti all'agenzia. Quando poi ho scoperto che invece era ambientato nel prima o durante il numero 7 di Samuel Stern, che tra l'altro viene citato anch'esso nella tavola in cui Morgan sta dormendo, il fumetto su cui Morgan si è addormentata è un Samuel Stern, ma non è un Samuel Stern casuale, è il Samuel Stern numero 7, ovviamente non con la copertina bianca, ma con la copertina quella disegnata. E con mio grandissimo rammarico, con un colpo al cuore, ho visto che invece questa Morgan è stato un personaggio alla quale avrei dovuto dire addio da subito, anche perché l'hanno messa subito giù molto molto tragica, e quindi si capiva che questa mutazione sarebbe stata irreversibile. E quindi mano a mano che le cose andavano avanti ho percepito la drammaticità, il clima che si stava andando a parare nel finale di questa storia, ovvero sul fatto che il povero Tooms, la povera recluta Tooms, sarebbe stato costretto a gestire come suo primo caso la trasformazione, la mutazione irreversibile della sua amata. E questa cosa mi ha davvero straziato, quindi complimenti davvero a Fumasoli. Queste 160 pagine sono state squisite, sono state... Le ho lette, le ho divorate, sono bellissime da vedere, bellissime da rileggere. Credo che, non lo so, forse è espresso al meglio, diciamo, il potenziale creativo di Fumasoli è stato espresso al meglio in queste 160 pagine. Forse le 96 di un Samuel Stern magari a volte risultano essere, non lo so, forse troppo costrette, e quindi qua è riuscito a dare il meglio di sé, o forse proprio perché stava, come si dice, questa creatura che stava gestendo da tanti mesi, da tanti anni, è finalmente nata, è finalmente uscita alla luce, e quindi è riuscito a immergere il meglio di sé in questo primo numero. Ovviamente c'è un He-Man anche accanto, c'è un pupazzo di He-Man anche accanto a Morgan che dorme, come il pupazzo di Darth Vader. Ovviamente non vi dico tutte le citazioni palesi, vi dico quelle faticose da cogliere. Ovviamente ho visto anch'io il ritratto di Dorian Gray e un'arpia all'interno dell'agenzia. C'è anche un personaggio minore che non ricorda Gillian Anderson di nome, perché questo è compito dell'agente Gillian, ma la ricorda di fatto. Questa è chiaramente una versione di Gillian Anderson, magari
un po' meno giovane, un po' più cougar, magari un po' più salita di grado, che però si occupa sempre delle cose di Singularity. Il fatto che in tutto questo sia stato coinvolto anche Tesla e i macchinari che ha creato dà un quel tocco di scientifico che discosta Singularity dalla serie madre, ed è una cosa molto interessante che si utilizzi la tecnologia e si sia andato a scomodare persino Tesla. È una cosa che mi è piaciuta molto e spero che sia un po' il fil rouge di tutta questa serie spin-off. Tra l'altro volevo chiedere se questa tavola è ispirata a un reale castello infestato in Italia, e se sì, quale? Perché io ne ho visto uno, secondo me è quello, però non lo voglio dire. Scrivetemelo qua sotto nei commenti se l'autore vede, non dico Fumasoli, a meno che non sia stata un'indicazione di Fumasoli, ma se il disegnatore vede questo video, mi scriva qua sotto se è ispirato a un castello in particolare con una famosissima infestazione. E ora parliamo, prima di andare via, parliamo della nota dolente, parliamo dell'elefante nella stanza. Lo so, l'avete già detto anche all'autore. 7,40 euro è un trimestrale, questo significa che in un anno sono 21 euro in più per Singularity. È tanto? Sì, è tanto, è vero, è tanto. 7,40 euro è tanto per un trimestrale, se consideriamo che c'è, se non sbaglio, c'è il Color Fest che è a colori, però il Color Fest non è di 160 pagine, ma è di 96 pagine e costa poco meno. Ok, vale la pena? Ragazzi, a me è piaciuto una fraccata enorme, non vi dico abbandonate qualche altra testata e continuate a comprare questa, però io probabilmente farò così, non vi dico quale sarà l'altra testata, però io a Singularity mi ha rapito tantissimo, e ovviamente sono argomenti più vicini a me rispetto che ad altri. Il paranormale mi piace tantissimo, ho sicuramente meno cultura sulla fantascienza rispetto a Fumasoli, sia per età che per gusti, perché guardo molta meno roba, non è un segreto che ho molte lacune su alcuni must della fantascienza, però questa serie la sento molto più mia, e io 21 euro all'anno glieli voglio dare, almeno il primo anno sicuramente glieli darò, e se poi ci sarà un calo, che non auguro assolutamente, farò le mie valutazioni. Però ragazzi, merita davvero tanto, dategli una possibilità, se non altro lo sapete, è un numero uno, si alzerà di prezzo, compratelo ragazzi. Tantissima tantissima roba. Vedere le origini dell'agente Starfish, che pensavo fosse un pirla qualunque che veniva preso in giro da Gillian, e vederlo così approfondito, così tormentato, con una storia così devastante, vedere la sua fidanzata conciata in quel modo mi ha distrutto l'anima. E sapere che questo agente ormai soprannominato Starfish abbia questo background mi devasterà ogni volta che lo vedrò. Una mia previsione, non voglio rovinare, diciamo, la storia a nessuno, ma una mia previsione è che la mutazione dell'agente Starfish, chissà che in futuro non gli permetterà di rincontrare la sua amata, perché l'avete vista all'ultima tavola. È chiaro a tutti cosa è successo, cosa non è successo nell'ultima tavola. Io spero che la mutazione di Starfish permetterà in qualche modo di recuperare Morgan. Questa è la mia grande speranza, e di questa speranza che Gianmarco Fumasoli si alimenterà per farmi comprare i prossimi numeri, io lo so, perché come ci insegna Bane, non c'è prigione migliore che quella che ti dà la speranza di uscire, e io di questa speranza vivrò fino ai prossimi numeri di Singularity. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero. Come sempre vi ringrazio per aver seguito fino alla fine di questo video, e vi aspetto al prossimo video, che sarà su Kalia, e poi ancora, appena lo finirò, parleremo di Buffy, ultima stagione 12, e come sempre, arrivederci.